Tanto per presente sono qui con i ragazzi, sto vestito del lavoro da 2 o 3 generazioni. Ho lavorato sempre a contatto con diciamo, il territorio lacustre e limitrofo, quindi questo ha fatto sì già dai miei nonni che hanno sempre fatto attività abitando lungo il lago, ha fatto sì che in qualche modo mi è penetrata dentro questo amore per il territorio, che poi diciamo il territorio, questo è un territorio facile da amare perché ha delle caratteristiche molto peculiari, insomma è bello, sempre il clima, è molto dolce, quindi anche come un viaggiatore che arriva qui di solito se ne innamora. Molto più difficile farsi amare dal lago e dal territorio, questa è una battuta mia che comunque ha tutto un suo significato, un suo perché. Che a buon intenditore, poche parole, ognuno se lo interprete come vuole. Nel 2007, ora siamo qui per parlare di un'attività culturale che insieme ad altri amici ho fatto nascere, abbiamo deciso di fondare un'associazione che partiva dalle parti tradizionali del Casinetti. Anche perché, appunto, un giorno, una mattina passando nel nuovo lago, queste barche che sono centenarie come storico, c'è un po' di letteratura che già nel 400 ce le racconta, da Campano a Matteo dell'Isola, poi pochi tardi, identica come che sono adesso quelle rimaste. Passando sempre tutti i giorni nel lungo lago per lavorare, ne vedevo sempre meno in attività di pesca e mi è venuto come un tuffo al cuore, nel senso una paura, no? Quando non c'è quello che qui. Mi stava aperto un po' nel giro di pochi anni, dopo 1000 anni che resisto. Allora, facciamo qualcosa insieme a degli amici appassionati, anche poi del settore, perché anche io ho lavorato sulla nave, insieme a un altro che si chiama Capozzetto, il presidente della Via della Valle, che è un artigiano secondario. E altri appassionati abbiamo deciso di fondare questa associazione che si chiama Arbit, che starebbe per associazione recupero barche tradizionali interne. Le acque interne partono dal Trasimeno, ma poi ci piace occuparci di tutte le barche, diciamo, delle acque interne italiane e anche estere. Comunque, la nostra nel particolare, ma anche quella del Lago dei Chiusi, del Monte Pulciano, che è differente, ma ha un'origine di costruzione molto simile, molto rudimentale, nasce da una parte centrale che noi la chiamiamo Uscio. Lì per esempio c'è un'altra nomenclatura qui a 20 km. Loro la chiamano fondo reale, però l'uscio forse perché è proprio come una porta fatta con le tavole dritte, poi dopo andiamo a vedere. E da lì questo uscio sono le misure che servono poi per costruire la barca, perché lì ci si attaccano le sponde e piano piano viene piegata, curvata e nasce la barca come la vediamo adesso, quelli tradizionali. Quindi a fondo piatto, con alcune le ordinate sono molto rudimentali, fatte di olivo, le tavole, qui le chiamiamo, ma questo lo trovate poi sulla ricerca dell'alghe, è spettacolare, quindi le ordinate si chiamano pelucci e dragoni, poi c'è la poppa e la prua si chiama becco e culaccio, gli scanni, che quelli più artistici e più evoluti sono quelli verdi, loro le chiamano forcole, noi le chiamiamo caviglie, sono un po' più rudimentali. La carpenteria navale che c'è qui nel centro Italia è molto rudimentale, è roba arcaica. Non a caso questi piccoli trattati che abbiamo ho citato prima sono importantissimi per la ricerca. Nel 1450 Gian Antonio Campano e poi intorno al 500 del Matteo dell'Isola, che descrivono benissimo le barche e le attività della pesca, sono identiche a quelle che costruiamo oggi, cioè oggi le costruisce più nessuno. Fino all'80, fino agli anni 70, primi anni 80, ancora li possiamo chiamare maestri d'ascia per avere una nomenclatura più ufficiale, però i falegnami, gli artigiani che le costruivano c'erano. Poi purtroppo è scomparsa
la persona è scomparsa totalmente la memoria, non c'è neanche la documentazione fotografica, che sono riuscito a trovare qualche foto rara. Quindi non c'è la documentazione, neanche la memoria storica. Io non so, c'è stato anche un certo rifiuto, come è successo, penso, nelle campagne, nella civiltà contadina, che i figli, i nipoti si vergognano anche di quello che faceva capo il nonno, perché era un mestiere magari considerato umile. Quindi c'è stata la rivoluzione negli anni 70-80, che lasciava la casa a campagna e veniva a stare sull'appartamentino alle periferie dei paesi, dei capoluoghi, e lasciava il lavoro manuale, il lavoro da passacarte, più che da concerto, insomma. Quindi c'è stato un certo rifiuto, e questo ha cancellato molto le memorie. Che quello che poi è il lavoro che sto facendo adesso con Andrea Sedini, è questo proprio. Il nostro interesse principale su questo lavoro è quello di andare a completare una ricerca, quindi a rimettere anche in riesame alcune deduzioni che erano state fatte a tempo, sulle tecniche di costruzione e gli arnesi utilizzati per costruire queste barche, che è stato un argomento che non c'è stato il tempo poi di proseguire anche da parte delle comunità scientifiche di approfondire. E quindi non c'è una conoscenza attuale. Oggi, se uno vuole costruire una barca da pescatore, può andare a vedere qualcosa che c'è rimasto di vetro, ma anche lì come reperto non c'è più niente, perché poi sono state rivestite di plastica, poi dopo le ultime costruzioni sono state un po' copiate le misure, ma rifatte non come carpenteria navale di legno, ma costruite con materiali di costa petrolese, No, insomma, adesso. quindi non hanno quella tecnologia che possono navigare a legno. E Io quindi. ne ho viste costruire alcune anche miste, cioè sbarre di legno e poi copertura di vetro resina. Sì, questa è l'ultima costruzione, è fatta con delle tavole anche di basso pregio, tipo sotto misure d'abete, e poi tanto doveva fare solo la forma per essere rivestita in plastica. Tra l'altro poi è un tipo di costruzione di caratteristica che non è neanche riconosciuto ufficialmente. Questo, quindi, fra l'altro, per le barche da pescatore, insomma, manco più idoneo fatte in quel modo, perché quelle devono avere collaudo triennale e l'ente tecnico non li vuole collaudare più, se sono costruite con queste caratteristiche.